Vi ricordate il volo di un gabbiano? No, non di un gabbiano qualsiasi, ma di questo gabbiano. Le sue ali ci portavano più in alto di tutti, o nel blu più profondo, a sfidare il vento più impetuoso, oppure nei ghiacci del profondo nord, nel deserto, nella giungla, per conoscere persone nuove, per compiere nuove imprese. Quel gabbiano si chiama Jonathan e non ha mai smesso di volare, perché un viaggiatore non smette mai di andare e perché il viaggio di un padre continua in quello di un figlio. Se anche tu ami l'avventura, ricorda, la differenza non la fanno i luoghi, ma le persone.